questo coprindivano rosa è la cosa più trash che esista al mondo dopo Temptation Island. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo magico video in cui proveremo a trasformare tutto il trash di Temptation Island in un'analisi socialmente utile. Vabbè, non ho molte giustificazioni per aver sprecato questo tempo davanti a questa trasmissione di Maria De Filippi, però cercherò quantomeno di rendere fruttuoso questo, appunto, questo tempo. Ho deciso di fare questo video, scherzi a parte, perché anche quest'anno la maggior parte delle coppie che hanno partecipato aveva in sé qualcosa di profondamente tossico e purtroppo ragazzi le relazioni malate come quelle dei concorrenti di quest'anno sono molto frequenti anche nella vita reale, quindi ho deciso di mettermi a psicanalizzare queste coppie tanto per tirare fuori, diciamo, qualche considerazione in ambito di educazione sentimentale. Naturalmente ragazzi è una cosa che faremo così, diciamo, tanto per gioco, perché non sono una psicoterapeuta e non ho intenzione di ergermi a tale, quindi consideratela esclusivamente una chiacchierata da bar. Cercherò di rendere fruibile questo video anche a chiunque non avesse visto Temptation Island, però non vi prometto niente. Intanto, che cos'è Temptation Island? Allora, Temptation Island è un reality in cui sei coppie, di solito coppie già in crisi, vengono separate e vengono chiuse in due villaggi separati, uno riservato ai fidanzati e uno riservato alle fidanzate. In questi villaggi si fanno una bella vacanza insieme a 12 single del sesso opposto che hanno la mansione di tentare i fidanzati e le fidanzate, e ogni settimana i fidanzati e le fidanzate vengono messi di fronte ai video che mostrano ciò che il partner ha fatto dall'altra parte, quindi se per esempio ha flirtato con la tentatrice, se ha parlato male del fidanzato o della fidanzata, insomma cose di questo tipo. Allo scadere dei 21 giorni di reality le coppie si riuniscono e decidono se sia il caso di tornare a casa insieme o se sia meglio lasciarsi definitivamente. Queste sono alla buona le regole di Temptation Island. Allora ragazzi, andiamo immediatamente al sodo. Comincerei subito a parlare della coppia che per me in assoluto è stata la più malata di questa edizione e, lasciatemelo dire, è stata la più malata, la più tossica in tutta la storia di Temptation Island, ovvero quella formata da Anna e Andrea. Anna è una donna di 37 anni con alle spalle un matrimonio e con due figlie e sta da 2 anni con Andrea, che ha 10 anni meno di lei, quindi ha 27 anni. Il loro problema, ragazzi, è che Anna vuole un figlio da Andrea e lo pretende subito, immediatamente, perché teme che fra qualche anno le sue ovaie non funzionerà, cioè che sono veramente squallida. Teme che fra qualche anno, insomma, potrebbe essere troppo tardi, mentre Andrea, benché sia innamoratissimo di Anna e si prenda volentieri cura anche delle sue figlie, non si sente ancora pronto per fare un passo di questo tipo, perché in questo momento ritiene più importante concentrarsi sulla carriera. Lui dice: io un figlio con te lo voglio fare, però non adesso, in futuro, c'ho soltanto 27 anni e per me non è ancora il momento di mettere su famiglia. Prima ancora che cominciasse il programma, ragazzi, io già da questi presupposti intuivo una relazione troppo fragile per poter rimanere in piedi a lungo, perché purtroppo manca uno dei pilastri fondamentali della coppia, ovvero il progetto in comune. Investire in una relazione richiede tempo, richiede energie, espone al rischio del fallimento, espone al rischio del lutto, quindi investire tutto questo in una persona che evidentemente non cammina o non vuole camminare nella tua stessa direzione, secondo me è sensato tanto quanto investire tempo e denaro in un'attività commerciale che sai già essere destinata a fallire, a chiudere. E di fatto, se tu a 37 anni vuoi un terzo figlio immediatamente, costi quel che costi, e il tuo uomo invece non è pronto a fare questo passo e vuole aspettare ancora chissà quanti anni, non può esistere un progetto in comune, a meno che uno dei due non sacrifichi il proprio progetto di vita e si accolli di essere infelice pur di stare con l'altra persona, il che andrebbe ad innescare in ogni caso una relazione malata che sarebbe comunque meglio evitare. Ad ogni modo ragazzi, una volta che questi due sono entrati nel villaggio, la mancanza di un progetto comune è diventata proprio l'ultimo dei loro problemi, perché praticamente Anna ha dichiarato sommessamente, sottovoce, alle proprie compagne di avventura che nel corso dei 21 giorni trascorsi all'interno del villaggio avrebbe adottato una strategia meschina per convincere il proprio fidanzato a metterla incinta, cioè lo avrebbe fatto ingelosire, lo avrebbe fatto impazzire di gelosia
poesia, inscenando una storia con uno dei single, perché comunque lei sa che il suo fidanzato è molto geloso e quindi, conoscendolo, facendolo ingelosire, può ottenere tutto quello che vuole lei, e aggiunge che spera tanto di vederlo soffrire. Io qui non commento, commentiamo dopo. Suo malgrado, però, il fidanzato Andrea viene informato di questa strategia adottata dalla fidanzata, e quindi praticamente il piano di lei va a farsi benedire sin da subito, perché sin dall'inizio lui sa benissimo che ogni video che vede in cui lei sta col suo tentatore a farsi coccolare, a farsi dare le pacche sul sedere, a sussurrarsi paroline dolci all'orecchio, ecco, lui sa che questo è tutto parte di un progetto malefico che mira esclusivamente a farlo ingelosire così tanto da convincerlo a ingravidarla durante il falò di confronto. Come se il fatto di adottare una strategia simile per convincere il proprio compagno a fare un figlio che non vuole fare non fosse già un comportamento sufficientemente miserabile, Anna, ragazzi, dimostra anche di avere le idee confuse circa le priorità di una coppia, per cui vediamo ad esempio che si lamenta del fatto che lui racconti in giro di dirle sempre di sì a tutto, perché lui va dicendo: ah, io ad Anna dico sempre di sì e lei non è mai contenta. Però in realtà, a detta di Anna, il fidanzato le dice di sì soltanto alle cose, tra virgolette, secondo lei poco importanti. Ad esempio, le dice sì quando lei gli chiede di andare a prendere le sue bambine a scuola, ma questi, dice Anna, non sono i sì importanti della vita, perché i sì importanti della vita sono altri. Ad esempio, per Natale lei gli ha chiesto di regalarle l'anello con 3 brillanti e lui le ha detto di no. Quindi ai sì importanti della vita lui risponde di no. Io, ragazzi, di fronte a queste parole ho tremato. Dico, quanto può essere deformata l'idea di amore in una persona che ritiene più importante un anello di brillanti rispetto al sacrificare il proprio tempo per andarti a prendere a scuola le figlie che hai fatto con un altro? Io sinceramente non lo capisco e nemmeno lo voglio capire. Nel frattempo Andrea nel villaggio passa il tempo a parlare di lei, è totalmente indifferente di fronte alle tentatrici e anche di fronte ad una tentatrice che gli dichiara proprio teatralmente di essersi presa una cotta per lui, e praticamente questo ragazzo sembra non avere ben chiaro quanto grave sia il ricatto a cui lo sta sottoponendo la propria fidanzata, cioè si rende conto che lei si stia comportando male, però diciamo che non ha esattamente l'aria di chi non vede l'ora di scappare il più lontano possibile da lei. E infatti durante il falò di confronto è lui a supplicare lei di tornare a casa insieme. Questo falò di confronto, ragazzi, è stato veramente spaventoso, perché questa Anna praticamente gli continua a dire con una faccia sadica proprio quanto il demonio, che lei lo voleva fare soffrire, che lei è felice che lui abbia sofferto per lei, e tutte le volte in cui lui dice che effettivamente è stato male per lei, le si illumina il viso di gioia, fa una smorfia soddisfatta, che ragazzi, cioè, tanto che ragazzi, a un certo punto il conduttore le dice, anche se con estrema educazione, che è proprio fuori luogo che lei si mostri così felice e radiosa quando lui dice di avere sofferto per lei. Quindi proprio si è fatta schifare pure dal conduttore. Vediamo se riesco a farvi vedere almeno qualche secondo in cui si vede Anna posseduta da Satana. Perché l'ho fatta? Perché volevo che stavi male. Perché volevo che soffrivi. Io spero che tu sia stato male. Sì, sono stato male, sono stato malissimo. Sono contenta? Sto soffrendo, io non ho detto, sono stato malissimo. Ho tirato la sedia, ho chiamato. Anna, l'unica cosa, ti prego, non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando non vedi che ha sofferto. Io, ragazzi, penso che con questo falò Anna abbia scavalcato vari livelli di tossicità. Allora, intanto, per gioire nel vedere qualcuno che soffre, già di base bisogna essere privi di empatia, e questo già ti rende un individuo problematico in qualsiasi contesto sociale e non soltanto all'interno di una relazione. Per di più, provare gioia nel vedere soffrire la persona che dici di amare e provare orgoglio nel sapere di essere tu la colpevole di tale sofferenza è indubbiamente sadismo. Per di più, ancora, utilizzare il dolore, cioè infliggere dolore per privare il partner del controllo sulla sua vita e prenderlo in mano tu al posto suo, è una gravissima forma di manipolazione che rientra a tutti gli effetti nella violenza psicologica. Questa donna è una manipolatrice, lei lo sa e sembra esserne anche estremamente orgogliosa.
noiosa. E la cosa peggiore in tutto questo è che lui è totalmente soggiogato a lei, tanto che se nel villaggio comunque, per quanto ingenuo fosse, perché si capisce che comunque è un ragazzo molto giovane che ancora non ha che ancora ha un po' bisogno di maturare, dal punto di vista sentimentale, perché non è stupido, non è infantile, ecco. Però insomma lei è la sua prima fidanzata, quindi insomma si comporta come ci comportiamo tutti nel corso della nostra prima storia d'amore, ovvero da idioti. Comunque, se nel villaggio tutto sommato formulava dei ragionamenti intelligenti, dei ragionamenti razionali, nel momento in cui si è ritrovato a parlare con lei, ragazzi, sembrava avere completamente perso la capacità dialettica, cioè io non lo so cosa gli sia successo, sembrava non riuscire più ad articolare una frase sensata, fosse una, era come intimorito da lei, e infatti è stata lei a condurre tutto il falò di confronto, è stata lei pure a decidere quando questo falò di confronto doveva finire. Si è messa a ridere, ha detto che sarebbe tornata a casa con lui, che avrebbe deciso lei per lui, e lo ha baciato, e lui è rimasto passivo come un tostapane. Sembrava proprio un prolungamento di Anna, sembrava una sua parte del corpo, totalmente privo di un pensiero proprio. Ma in tutto ciò, alla fine di Temptation Island, le coppie vengono invitate dal conduttore dopo 30 giorni per fare sapere se la loro scelta alla fine sia stata confermata, e 30 giorni dopo Anna e Andrea si presentano in trasmissione ancora insieme, solo che lui si presenta in uno stato catatonico e vi giuro sembra tutto fuorché felice. Lei al contrario è raggiante, perché a quanto pare, signore e signori, lui le ha detto di volere un figlio da lei, e lei ha risposto che si vuole fare mettere incinta a Natale in un posto ben preciso del mondo, e così lui ha prenotato sta vacanza a Natale, dov'è che dice lei, vabbè non si può sentire tutto ciò. Comunque la manipolazione ha sortito il suo effetto, e a pagarne le conseguenze non sarà soltanto Andrea, ma anche il figlio di questa coppia tossica, probabilmente destinata a lasciarsi. Purtroppo, ragazzi, i soggetti preferiti dai manipolatori sono proprio quelli che hanno una personalità debole come quella di Andrea, proprio perché sono facilmente plasmabili, e questi manipolatori si appropriano delle vite altrui modificandone i valori, i progetti di vita, le abitudini, svuotandoli come tacchini. Cioè, in sostanza, ragazzi, i manipolatori come Anna pigliano un soggetto debole come Andrea e lo resettano, lo riprogrammano da capo, plasmandosi un partner a loro immagine e somiglianza. Per la vittima uscire da questa manipolazione non è per niente facile, perché spesso si tratta di persone che hanno magari una scarsa autostima, oppure che sono tendenti ad instaurare una forte dipendenza affettiva nei confronti del manipolatore, per la quale hanno bisogno di mantenere a tutti i costi un equilibrio nella coppia, e quando l'altro partner non è disposto a collaborare per dare un equilibrio alla coppia, sono disposti loro a sacrificare tutto ciò che hanno. Purtroppo il fatto è che se la vittima non si rende conto di essere soggiogata, non ha speranze di potersene tirare fuori, perché non riuscirà mai a distinguere la verità dalla versione distorta fornitagli dal suo manipolatore. Ad esempio, nel caso di Anna, lei gli continuava a dire che se lui non vuole un figlio è perché vuole compiacere il padre, che lo vorrebbe sempre al lavoro, non è perché lui davvero non vuole un figlio da lei. Ecco, un soggetto debole come Andrea potrebbe veramente mettersi in discussione e domandarsi se effettivamente quello che dice lei non sia vero, cioè magari non sono io che voglio un figlio, magari è perché voglio compiacere la mia famiglia. Comunque, se vi rivedete in una situazione simile, ragazzi, sappiate che l'unica possibilità che avete è la fuga, cioè sparire e interrompere qualsiasi contatto, perché tanto qualsiasi tentativo di parlare con il manipolatore finirà inevitabilmente in un altro tentativo di manipolarvi, per cui non sarebbe un dialogo costruttivo, anzi possibilmente vi porterebbe ad una ricaduta nella trappola. In tutto ciò ho volutamente sorvolato il fatto che il movente di Anna sia presumibilmente il denaro, nel senso che il motivo per cui voglia così tanto avere un figlio da Andrea di base sembra essere la volontà di creare un vincolo indissolubile dovuto al fatto che lui stia molto bene economicamente, cosa che lei non perde occasione per ribadire. È una cosa che ha lasciato intuire comunque in varie situazioni, per esempio dicendo più volte che avrebbe fatto la mantenuta,
tenuta, mettendo sempre al primo posto i beni materiali come nel caso dell'anello di Brillanti, sparlando di Andrea, dicendo che lui non le pagava le bollette e non faceva la spesa, quando in realtà al falò di confronto scopriamo che lei non lavora e lui le passa i soldi ogni mese, quindi insomma diciamo che una relazione fondata su solidi principi. Comunque andiamo avanti perché ci stiamo bloccando un po' troppo su questa coppia. Allora, passiamo ad un'altra coppia che, ragazzi, mi ha lasciato a dir poco perplessa, ovvero quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Loro due arrivano a Temptation Island come una coppia felice e innamorata e sono lì fondamentalmente per curiosità, cioè per mettersi alla prova, però non hanno problemi di coppia veri e propri da risolvere, tanto che il primo giorno, ragazzi, dopo la separazione in cui lui la continuava ad abbracciare, a baciare, nonostante la tentatrice se lo tirasse, hanno destato l'invidia delle compagne di avventura che desidererebbero tantissimo un amore come il loro, cioè desideravano tantissimo un amore come il loro, e in effetti inizialmente sembra andare tutto abbastanza bene. L'unica cosa che succede è che Antonella a un certo punto, parlando con uno dei tentatori, racconta di essere in ottimi rapporti con il proprio ex. Questo ex per lei è praticamente il suo migliore amico, e il suo fidanzato Pietro non tollera questo rapporto, non tollera questa amicizia. D'altra parte Antonella non è disposta a scendere a compromessi perché il suo rapporto con l'ex per lei è troppo importante, non lo sacrificherebbe proprio per nessuno. Lui è l'unica persona di cui lei si fidi realmente, si sia mai fidata realmente, si rivolge a lui tutte le volte in cui ha un problema, lo sente addirittura due volte al giorno e niente meno, lui ha ancora le chiavi di casa sua. Queste cose il suo fidanzato le sa, però il fatto che lei le stia raccontando pubblicamente lo infastidisce parecchio. Il pubblico, d'altra parte, tende a perdonarle questo rapporto con l'ex perché, diciamo, sembra come se in lui lei riveda una sorta di figura paterna, e questa cosa è abbastanza palese. Infatti, ragazzi, Antonella ha perso la mamma quando era molto piccola e quando poi era più grande ha perso anche il papà in un incidente stradale, e lei questa solitudine la soffre molto, tanto che ha anche detto di avere paura di instaurare una relazione stabile per paura di perdere il proprio compagno. A me questa cosa un po' mi ha messo i brividi, cioè non ho capito se intendesse che ha paura tipo che muoia. In ogni caso si è dimostrata molto presa dal fidanzato Pietro, perché comunque al villaggio raccontava di non avere mai nella sua vita preso in considerazione l'idea di sposarsi con un uomo, perché lei sta benissimo da sola, mentre con Pietro, e solo con Pietro, farebbe questo passo, perché con lui è tutto diverso. Poi in generale continua a dire che lei comunque da sola sta bene, che lei non ha bisogno di nessuno, che lei è una donna indipendente, però diciamo che non è molto credibile, nel senso, lei ha tutta l'aria di una che vuole apparire come una donna tutta ad un pezzo proprio per nascondere la propria fragilità. Questa quantomeno, ragazzi, è l'impressione che Antonella ha fatto a me. Il suo fidanzato Pietro in tutto ciò non solo non ha sopportato di vedere questi video in cui lei parla del proprio ex, ma non sopporta che lei abbia detto di stare bene da sola, cioè proprio questa cosa non gli può andare giù. Queste parole come se fossero un affronto, cosa che secondo me è sbagliata, perché sapere di stare bene da soli, ragazzi, non è una cattiva cosa, anzi secondo me è proprio necessario stare bene da soli per poter vivere una relazione in maniera sana. Infatti spesso chi ha paura della solitudine tende a rifugiarsi nella prima storia d'amore in cui inciampa, tende ad accontentarsi, tende ad accollarsi qualsiasi cosa pur di non interrompere la sua relazione, e quindi pur di non perdere l'altro e doversi ritrovare a fare i conti appunto con la solitudine, come è successo ad un'altra coppia di cui parleremo dopo. Quindi la paura della solitudine ci porta in sostanza ad essere meno selettivi con i partner e ad essere più soggetti alla dipendenza affettiva, mentre una relazione sana si fonda sulla libera scelta di stare insieme nonostante da soli si stia bene, cioè io sto con te perché sto meglio con te che da sola, non sto con te perché da sola sto male. C'è una differenza sottile ma fondamentale.
Comunque sta di fatto che la reazione di Pietro sia stata molto ma molto brutta. Infatti, dopo aver visto Antonella dire che addirittura sta bene da sola, Pietro comincia a raccontare alla tentatrice, di conseguenza a mezza Italia, perché come lui ben sa le telecamere lo riprendono 24h, comincia a raccontare tutte le più intime debolezze di Antonella, tutte le sue paure più recondite, e dà anche vigore a queste paure. Cioè, per esempio, lui racconta che una volta l'ha beccata a piangere di notte, quindi lui si è svegliato e le ha chiesto giustamente che cosa avesse, e lei gli ha risposto di avere paura di stare vivendo senza lasciare un segno, di avere paura che un giorno nessuno si sarebbe ricordato di lei. Piangeva perché non stava costruendo nulla, in sostanza piangeva perché a 57 anni Antonella non si sente realizzata. E raccontando queste cose estremamente intime della sua fidanzata, Pietro dice anche che comunque è tutta colpa di lei se non sta costruendo niente, perché non si impegna abbastanza. Quindi lui conferma le sue paure, dice che è colpa di lei se non lascerà un segno, quindi conferma che non lascerà un segno, non so se mi seguite, è colpa di lei se nessuno si ricorderà di Antonella, perché lei non è mai stata capace di crearsi una famiglia, al contrario di lui che potrebbe pure morire domani perché tanto un figlio ce l'ha avuto da un precedente matrimonio, e quindi qualcosa nella vita lui, a differenza della sua fidanzata Antonella, l'ha costruito. Oltre queste cose continua anche a dire che lei sia immatura, che si è fermata a 14 anni, però nello specifico questa cosa, che lui a differenza di Antonella ha una discendenza e quindi è realizzato, che lei non sa costruire niente e lui invece nella vita ha costruito qualcosa, cioè queste cose le ripete un numero di volte veramente tendente all'infinito, quasi come se volesse proprio umiliarla e ferirla dove lui sa che le fa più male, selezionando con attenzione i punti deboli di Antonella e ficcandoci dentro un bel coltello e rigirandolo pure. Quindi ragazzi, anche il modo in cui Pietro parla di Antonella è una vera e propria forma di violenza psicologica, che consiste nella degradazione dell'altro. Il partner viene deriso e viene umiliato pubblicamente, così da prendere a picconate la sua identità. Nella sua cattiveria, ragazzi, Pietro arriva addirittura a dire che se Antonella continua ad essere così, che poi così come non l'ho capito, tra 10 anni andrà a finire da sola in una casa di riposo. Lui invece sarà tranquillo perché nella vita ha costruito qualcosa e infatti ha un figlio, nel caso in cui qualcuno ancora non l'avesse capito. Con questa frase orribile quindi Pietro la va a toccare in un altro punto debole, ovvero l'età, perché quello che non vi ho detto ragazzi è che Antonella è più grande di Pietro, se non sbaglio, di 10 anni. Ci rendiamo conto di quanto è grave quello che ha voluto farle intendere Pietro? Se tu non fai la brava con me, allora la peggiore delle tue paure si realizzerà e verrai rinchiusa da sola in una casa di riposo senza nessuno che venga a trovarti. Ecco, la gravità delle parole di Pietro ha addirittura fatto passare, pensate un po', in secondo piano un vero e proprio tradimento avvenuto nel corso di questi 21 giorni, cioè io me lo stavo quasi dimenticando tutto ciò. Cos'è successo? Allora, Pietro a un certo punto si è nascosto con la tentatrice in un punto non coperto dalle telecamere e sentiamo dai microfoni, che comunque continuano a registrare, dei rumori strani, sentiamo delle risatine, sentiamo dei rumori tipo di tessuti, insomma saremmo pure potuti rimanere con il dubbio se non fosse che il genio poco dopo confessa sottovoce al compagno Lorenzo di avere baciato la tentatrice, convinto che i microfoni non lo stessero registrando solo perché stava parlando sottovoce. Vabbè, a tutto questo schifo Antonella reagisce in una maniera abbastanza inaspettata, cioè lei continua a darsi le colpe, in sostanza continua a dire: devo avere fatto qualcosa di veramente grave per far sì che lui si comportasse così, chissà che cosa ho fatto, tanto che arriva al falò di confronto e la prima cosa che chiede è di vedere i video che lui ha visto di lei, perché lei deve proprio capire cos'è che l'abbia spinto a comportarsi in questo modo, cioè cos'è che l'abbia spinto così tanto oltre. Per tutto il falò Pietro si è comportato in un modo che io, ragazzi, definirei sinceramente inquietante, infatti appare molto calmo, continua ad addossarle la colpa del proprio comportamento, e quando finalmente il conduttore Filippo tira fuori i video in cui Pietro ammette sottovoce di avere baciato la tentatrice, lui nega pure di fronte
fronte all'evidenza. Si giustifica tra l'altro dicendo della tentatrice che potrebbe essere sua nipote, cioè aggravare la sua posizione era veramente difficile, però lui ci è riuscito comunque. A questo punto, ragazzi, Antonella gli dà uno schiaffo, poi gliene dà un altro, poi gliene dà un altro ancora, poi gliene dà un quarto. Ecco qui Antonella ha perso un bel po' di punteggio, perché purtroppo si è abbassata al livello in cui si trovava in quel momento Pietro, ovvero quello della violenza. Lei chiaramente non gli ha fatto male, però il gesto dello schiaffo è stato inequivocabile e ha sigillato l'incomunicabilità tra i due, che non riuscendo a capirsi con il dialogo combattevano con le manifestazioni di forza, ciascuno cercando di prevaricare l'altro, lui umiliando lei e lei alzando le mani a lui. Insomma, uno spettacolo veramente raccapricciante. Alla fine comunque lei decide di tornare a casa da sola, nonostante lui la implori pure in ginocchio, e un mese dopo li vediamo non insieme, ma comunque che si stanno rifrequentando. Il colpo di scena, ragazzi, è Antonella che appare alla fine con un video registrato per fare un discorso al pubblico tipo Presidente della Repubblica, e dice sostanzialmente di avere rivisto le puntate di Temptation Island e che rivedere queste puntate le ha rinnovato le ferite, motivo per cui ha nuovamente lasciato Pietro, anche se non esclude l'idea di riuscire un giorno a perdonarlo. Antonella dice che Pietro non ha offeso soltanto lei, ma un'intera categoria di donne, cioè le donne che non hanno figli, nonché le donne che magari hanno scelto come lei di non sposarsi e non mettere su famiglia, e ha cercato anche però di riscattarlo in qualche modo, dicendo che lui però non è soltanto quello che si è dimostrato a Temptation Island, Pietro è molto di più, e lei non vuole che 21 giorni compromettano così gravemente la sua immagine. Lui ha sbagliato, lui ha fatto schifo, però quello che si è visto non era il vero Pietro. Io, ragazzi, penso che in questa coppia non ci sia uno dei due realmente migliore dell'altro, nel senso che entrambi hanno chiaramente dei problemi irrisolti, perché lei possibilmente è infantile, perché avendo perso i genitori da piccola non ha avuto la possibilità di crescere e maturare in maniera standard, ha avuto una vita difficile e tutto quanto, però lui è anche messo peggio, diciamolo. Lui è una persona palesemente insicura, benché non sopporti che gli venga detta questa cosa, è una persona talmente insicura che continuava ad ostentare tutto quello che ha, tutto quello che ha costruito, addirittura facendo squallidi paragoni tra sé e la fidanzata. Poi il fatto che lui sfruttasse i punti deboli di Antonella per ferirla e per umiliarla pubblicamente, secondo me, ragazzi, non è né da manipolatori, né da narcisisti, né da sadici psicopatici, è semplicemente da stronzo. Io purtroppo, ragazzi, in passato ho avuto a che fare personalmente con una persona di questo tipo, e diciamo che è stata la relazione più tossica della mia esistenza, perché quando l'altro ti denigra così pubblicamente, sfruttando le tue paure e le tue debolezze, e tu sei psicologicamente fragile, si innesca un meccanismo malato per il quale tu senti a tutti i costi di dovergli dimostrare che invece meriti la sua stima. Cerchi in tutti i modi di fargli capire che non sei una persona brutta, inutile come crede, e quindi per fare ciò modifichi il tuo comportamento sulla base di quello che lui o lei ritiene essere giusto, anche quando magari non corrisponde a quello che è giusto per te, e spesso, nonostante tutti questi sacrifici, comunque non riesci a soddisfare le sue aspettative, e lui alla minima occasione torna a denigrarti e a deriderti pubblicamente, e quindi ti devi spingere sempre più in là, fino a quando non arrivi a un punto oltre il quale c'è solo il baratro, l'annullamento totale dell'io, e quindi a quel punto o torni indietro e scappi, oppure fai il grande salto e non riemergi più. Passiamo, ragazzi, alla terza coppia, ovvero quella formata da Anna Maria e Antonio. Anna Maria ha 43 anni, mentre Antonio 33, e lui a quanto pare ha un debole per le donne. Non ci è dato sapere cosa le abbia combinato in passato, se non che lei a un certo punto lo ha beccato con un secondo telefono che lui ha prontamente buttato via pur di non farglielo controllare. Io mi immagino troppo questa scena in cui lì tipo si inghiotta il telefono con un bicchiere d'acqua.
Lei però gli ha sempre perdonato tutto, perché a detta sua, a detta di Anna Maria, ha paura di restare da sola. Aia, e qui questa è la coppia di cui parlavo poc'anzi, quella che non si lascia per paura della solitudine. Allora, il percorso di Anna Maria a Temptation Island è stato piuttosto tranquillo, tanto che il fidanzato non ha visto manco mezzo video di lei. Al contrario, Antonio instaura un flirt con una delle tentatrici, la corteggia, si fanno i grattini, si fanno le battutine maliziose, dormono abbracciati, stanno insieme fino a notte inoltrata dentro la jacuzzi. Insomma, sarebbe una gran bella storia d'amore, se non fosse che di tanto in tanto Antonio ricorda alla tentatrice che lui è fidanzato e che per lui Anna Maria è la donna perfetta, non ha intenzione di lasciarla. Hanno dei problemi di comunicazione, perché lui non riesce ad aprirsi con lei, però comunque lei è la donna perfetta per lui. E terminato questo annuncio, torna a fare il cascamorto con la tentatrice. Un comportamento alquanto singolare. Tra l'altro, questa tentatrice, poveretta, si prende veramente una cotta per lui e ogni tanto ci rimane pure male, perché non si capisce se lui sia interessato a lei, magari dica queste cose soltanto per compiacere le telecamere, oppure Faustro. Non si capisce. Addirittura, quando Antonio viene chiamato per il falò di confronto, la tentatrice esplode in un pianto inconsolabile. Poverina, mi ha fatto pure tenerezza. Comunque, al falò di confronto, Anna Maria rinfaccia ad Antonio tutto quello che lui ha fatto dentro il villaggio, ma lui reagisce sminuendo tutto e facendola passare per esagerata, arrivando addirittura a distorcere la realtà quando, di fronte al video in cui dice alla tentatrice "ti voglio", cioè dice "ti voglio" alla tentatrice, si giustifica proprio insistentemente dicendo che le voleva dire "ti voglio bene", ma era troppo lungo e lo ha abbreviato in "ti voglio". Livello di pigrizia, "ti voglio". Questo comportamento, ragazzi, volendolo psicanalizzare, ha un nome specifico. Si chiama gaslighting e in sostanza consiste nel fare dubitare il partner della sua percezione della realtà, sminuendo le sue emozioni e dichiarandole esagerate, cioè proprio facendo passare il partner per pazzo e presentando al partner una versione della realtà deforme. Per cui, se è evidente che Antonio abbia detto alla tentatrice "ti voglio", intendendo che la desiderava fisicamente, dicendo alla fidanzata "ah, ma io intendevo dire ti voglio bene, perché tu mai hai detto ti voglio per intendere ti voglio bene", ma parlando in questo modo la fa dubitare che sia lei, la fidanzata Anna Maria, quella che ha una percezione della realtà scorretta, sbagliata, esagerata. Poi lei magari continua a non credergli, però quantomeno intanto lui le ha insinuato il dubbio. Un'impressione molto forte che ho avuto è che in realtà Antonio non fosse innamorato di Anna Maria, ma si sforzasse di esserlo. Cioè, lui continuava a dire "ah, Anna Maria è la donna perfetta, Anna Maria è la donna perfetta per me", anche se poi ci provava proprio palesemente con la tentatrice. Ecco, secondo me lui crede realmente che lei sia la donna perfetta, ci crede talmente tanto che vorrebbe amarla, vorrebbe desiderare soltanto lei, ma gli riesce difficile farlo. E allora, siccome non la vuole lasciare, perché non si vuole fare scappare questa donna troppo perfetta, allora si accontenta di tenersi la brava mogliettina accanto e poi eventualmente tradirla per colmare il suo vuoto. Purtroppo c'è molta gente in questa situazione. Comunque, alla fine della fiera, ragazzi, lui se ne esce dicendo che tutto quello che ha fatto dentro il villaggio lo ha fatto soltanto per mettersi alla prova e per capire se veramente amasse Anna Maria, cioè se veramente non l'avrebbe mai tradita, e dice che ha capito tutti gli errori che ha fatto in passato, dice che ha capito di amare solo e soltanto lei, dice di non volere più ripetere gli errori che ha fatto, e niente, lei lo perdona e finisce a tarallucci e vino. Andiamo avanti.
Non mi voglio soffermare troppo sulla coppia formata da Valeria e Chavi perché non c'è molto da dire. Lui è un maschilista di prima categoria, convinto di poter fare tutto quello che vuole, mentre la fidanzata deve stare rinchiusa dentro perché lui è geloso. Lei lo ha beccato a tradirla più volte, cioè lo ha proprio beccato tipo in albergo con un'altra, ma non lo ha mai lasciato perché pensava che se lo meritasse a causa di errori non meglio specificati che lei ha fatto in passato. Lui arriva a Temptation Island e dichiara a gran voce a tutto il villaggio di non essere innamorato della fidanzata Valeria. Lei trova un tentatore che la corteggia come Cristo comanda e ci cade come un pero. Lui vede tutti questi video in cui la fidanzata è a stretto contatto con il tentatore e si sente maggiormente autorizzato a fare il provolone con le tentatrici. Fanno un falò di confronto disgustoso in cui parla soltanto lui, perché ogni volta che lei prova ad esprimere il proprio parere lui la sovrasta, la interrompe, manco l'ascolta, cioè completamente incapace di ascoltare. È il tipo di persona che ascolta soltanto per rispondere e non per capire quello che hai da dirgli. Non ci può manco l'intervento del conduttore per farlo stare zitto 2 minuti, fossero 2, e alla fine questi 2 si lasciano e amen, tutti a casa. La morale della favola è che lui è una persona ignorante come il cacio, non c'è molto da psicanalizzare sinceramente. Altra coppia inutile per la quale spenderei 2 parole contate è quella formata da Sofia e Alessandro. Sti 2 praticamente si cornificano a vicenda dalla notte dei tempi, si lasciano ogni 10 giorni e ogni 10 giorni corrono tra le braccia dei rispettivi amanti e pretendono di risolvere i loro problemi a Temptation Island. Naturalmente, viste le circostanze in cui vengono inseriti, non fanno che aggravare i problemi di fiducia interni alla coppia, perché lei si comporta in modo lascivo con un tentatore, lui fa il belloccio con una tentatrice e finiscono al falò di confronto tipo alla seconda puntata, falò in cui abbaiano l'uno contro l'altro per 1 ora e dopodiché si baciano e tornano a casa insieme. Cosa si siano detti durante quell'ora non lo sapremo mai e sinceramente non mi interessa, perché questi 2 per me sono una semplice coppia sbagliata, cioè non è detto che siano persone sbagliate in sé, ma di sicuro insieme non stanno bene, tanto che comunque quando li abbiamo visti 30 giorni dopo si erano di nuovo lasciati. Poi ovviamente non abbiamo neanche avuto modo di conoscerli approfonditamente, quindi non c'è molto da analizzare. Come vi dicevo, sono usciti già alla seconda puntata. Infine ragazzi, la royal couple di Temptation Island, la best coppia nella storia della trasmissione, ovvero quella formata da Manila e Lorenzo, che insieme hanno veramente tante belle cose da insegnarci. Allora, Lorenzo e Manila sono una coppia molto innamorata che però ha un problema, cioè la distanza. Infatti lei vive e lavora a Roma, luogo dal quale non si può allontanare appunto per motivi di lavoro e perché ha 2 figlie la cui vita comunque è impiantata a Roma, mentre Lorenzo vive a Firenze, nonostante i suoi orari lavorativi siano comunque più flessibili rispetto a quelli di Manila, e infatti durante la settimana lui spesso si reca a Roma per stare con la fidanzata. La situazione economica di Lorenzo è molto agiata, motivo per cui lui vorrebbe che la fidanzata si trasferisse da lui a Firenze insieme alle figlie e si dice disposto addirittura a mantenerle tutte e 3. D'altra parte ragazzi, Manila non ha nessunissima intenzione di rinunciare alla propria indipendenza, infatti lei sostiene che una donna non debba assolutamente dipendere da un uomo e difende la sua causa dicendo che se lei si fosse fatta mantenere dal marito oggi non avrebbe niente, sarebbe in mezzo a una strada, visto che appunto alla fine si sono lasciati. Quindi Manila vorrebbe che fosse Lorenzo a sacrificarsi e a trasferirsi a Roma da lei. Infatti lui, secondo lei, potrebbe lavorare da casa o comunque potrebbe cercare nuovi sbocchi nella capitale, cosa che non dovrebbe risultargli difficile dal momento che comunque lui lavora nel mondo dello spettacolo. Infatti Lorenzo era un calciatore, non mi ricordo il cognome, boh, vabbè, vi metto la foto. Eccetto questo piccolo
piccolo problema organizzativo, ragazzi, Manila e Lorenzo hanno dato prova di sapere come si stia al mondo. Infatti, quando si sono incontrati al falò di confronto, nonostante le incomprensioni, nessuno dei due ha aggredito l'altro. Si sono salutati con un sorriso, si sono fatti reciprocamente complimenti prima di sedersi e cominciare a confrontarsi, hanno dialogato con i giusti toni, ognuno dei due ha esposto con calma quello che magari lo aveva potuto infastidire nel corso di questi 21 giorni senza che l'altro sminuisse il suo fastidio solo perché non era d'accordo, cosa che fanno tutte le altre coppie, e alla fine hanno fatto pace e sono tornati a casa più felici di prima. Un mese dopo, ragazzi, scopriamo che hanno raggiunto un punto di incontro, anche se non ho capito quale, forse comunque è Lorenzo che si sta trasferendo da Manila, e scopriamo anche che stanno provando ad avere un bambino. Che carini, e vissero felici e contenti. Mi sono piaciuti proprio per tutto il percorso, perché Lorenzo dentro il villaggio è stato un po' il consigliere di tutti i compagni, cioè era sempre lucido e, per quanto bene volesse i propri amici, comunque è sempre rimasto saldamente ancorato ai propri principi. Quando c'era da rimproverare uno dei fidanzati che stavano nel villaggio con lui perché magari si lasciavano un po' troppo andare con le tentatrici, non si tirava mai indietro, cioè proprio le diceva per come le pensava. Dall'altra parte, nell'altro villaggio invece, ragazzi, Manila ha salvato la faccia delle donne rappresentando un'immagine di donna diametralmente opposta rispetto a quella rappresentata da Anna. Ha portato avanti l'ideale di donna indipendente, libera, che può essere contemporaneamente donna, madre e fidanzata senza dover sacrificare nessuna di queste identità, psicologicamente forte, intelligente, e tutto ciò scardinando pure un paio di luoghi comuni, tipo quello che vuole le belle bionde stupide, nonché quello che vede Miss Italia come una deficiente sui tacchi, come una gnocca senza cervello. Infatti, ragazzi, Manila è la Miss Italia del 1999. E con questo, ragazzi, abbiamo finito di psicanalizzare le coppie di Temptation Island. A questo punto voglio sapere cosa ne pensiate voi. Fatemi sapere in un commento se avete mai avuto a che fare con persone come Anna, come Pietro o come Antonio. Fatemi sapere qual è stata la vostra coppia preferita e perché proprio Manila e Lorenzo. E detto ciò, ragazzi, per oggi è tutto. Vi ricordo che nel caso in cui vogliate sostenere il canale potete offrirmi simbolicamente un caffè su Ko-fi, vi lascio il link nell'info box. Inoltre vi ricordo che ci vediamo lunedì con un nuovo videogiornale. Vi ringrazio per la vostra gentilissima attenzione. A voi la linea.